Dei nostri cartoni animati preferiti è molto spesso facile da prevedere il finale. Si sposano sempre e hanno molti figli. Insomma, sono tutti felici e contenti. Solo che la storia finisce di rado con un lieto fine così bello. Se la Disney si è molto ispirata a famose favole o leggende, gli sceneggiatori si sono anche concessi qualche imbroglio nello scopo di farci sognare. E già, Cenerentola, Biancaneve e Cappuccetto Rosso sono inizialmente storie raccontate dalle nonne tedesche ai loro nipotini davanti al camino. In seguito, queste storie sono state riprese dai fratelli Grimm in un noto libro intitolato Fiabe del Focolare, ed è per questo motivo che oggi ti proponiamo di scoprire i veri finali dei famosi film della Disney che distruggeranno la tua infanzia. Pocahontas. Nella versione Disney, Pocahontas incontra l'inglese John Smith e c'è il colpo di fulmine. Purtroppo, una ferita d'arma da fuoco costringe John a tornare indietro e la coppia si deve separare. Nel seguito del cartone animato incontra John Rolfe e lo segue in Inghilterra, dove essa finisce per innamorarsi di lui. Ma questa volta, questa storia non è tratta da una favola, ma bensì da una storia vera. Pocahontas ha vissuto nel XVII secolo, si sposò con il colone John Rolfe, il quale la portò alla corte inglese, in cui venne ricevuta dalla famiglia reale. Purtroppo, nell'aprile del 1617, a poco tempo dal momento di tornare nel suo paese, Pocahontas si ammalò e si spense poco prima dei 21 anni. Rapunzel. È la storia che la Disney ha cambiato di più. Un ladro dal nome di Flynn Rider salva Rapunzel dalla torre e le consente di tornare dai suoi genitori dopo aver ucciso la strega cattiva. In seguito vivranno insieme felici. Però nella favola dei fratelli Grimm la storia è più complessa e più infelice. Il principe scavalca la torre in cui si trova la principessa e ama quest'ultima. Tuttavia, quando Rapunzel rimane incinta di gemelli, la strega scopre questo, le taglia i capelli e la manda nel deserto. Poi la strega attira il principe alla torre e lo intrappola con i capelli tagliati di Rapunzel in modo che esso salga. Allora lo lancia e quest'ultimo cade su un cespuglio di rovi e perde la vista. Non vedente, finisce nel girovagare per molti anni, nutrendosi solo di piante e di foglie degli alberi, finché Rapunzel lo trova e lo guarisce con le sue lacrime magiche. Da lì riacquisisce la vista ed esso la porta con sé nel suo regno per viverci felici. La Sirenetta. La Sirenetta era la più sfortunata del mondo. Per fortuna la Disney non si basò integralmente sulla storia originale. In effetti, nella favola di Hans Christian Andersen, la sirena fa una fine infelice. In origine non poteva tornare al suo aspetto di prima, né tornare nell'oceano nel caso in cui tornasse sui suoi passi, come lo mostra il film. A dire il vero, doveva morire, ma dato che le sirene sono creature eterne, la morte significa per esse la trasformazione in schiuma e la loro rinuncia a una vita felice dopo la morte. Inoltre, la trasformazione in essere umano non era così semplice come poteva sembrare nel film Disney, vale a dire, non si trattava soltanto di trasformare magicamente le sue pinne in gambe. Infatti, quando si trasformò in essere umano, ogni passo che faceva le faceva molto male e le dava la sensazione di camminare sul vetro. La storia non finì lì, perché il principe nobile, di cui si era innamorata, non era così nobile in realtà. La trascurò per un'altra donna e costrinse anche la sirenetta a ballare durante il suo matrimonio. Nulla può essere peggio rispetto a questo. Ariel non aveva altra scelta se non quella di ucciderlo se voleva sopravvivere, però l'amore che provava verso di lui era talmente forte che non poté agire in quel modo, quindi la storia finì con la sua trasformazione in schiuma e la sua morte. Biancaneve e i sette nani. Nella versione Disney, Biancaneve aveva già dei lati terrificanti. La scena della foresta ne ha fatti spaventare molti, ma se andiamo a guardare dai fratelli Grimm c'è ancora da divertirsi. Per iniziare, l'età di Biancaneve era di 7 anni. La cattiva non era la matrigna di Biancaneve, bensì sua madre biologica, gelosa della sua bellezza. Esistono anche altre versioni nelle quali la matrigna è un cannibale che vuole mangiare alcune parti del corpo di Biancaneve, il più delle volte il suo cuore, il suo intestino. Comunque, detto ciò, nella Disney avevamo la storia del cuore che il cacciatore aveva abilmente sostituito con un cuore di biscia, solo che avendo un po' troppo provato a prendere in giro la regina, era finito nel farsi prendere. Cenerentola.
Ecco la favola che tutte le bambine amano e che è apparsa nel famoso film della Disney uscito nel 1950. Il film narra che le due sorelle sono gelose dopo il matrimonio della principessa, soltanto che la vera fine è completamente diversa. Nella favola dei fratelli Grimm, effettivamente, la principessa si sposò con il principe e vissero felici e contenti. Ma le due figlie della sua matrigna non hanno avuto la stessa fine. All'inizio, quando una delle sorelle non riuscì ad indossare la scarpa, si fece tagliare le dita dei piedi con un coltello. Vedendo il sangue, il principe allora seppe che non era quella vera. Per quanto riguarda l'altra sorella, aveva strappato il suo tallone per poter indossare la scarpa. Il principe finì per scoprire anche questa cosa. E non è tutto. Durante la festa di matrimonio, gli uccelli divorarono gli occhi delle due sorelle a titolo di punizione. Una fine orribile, vero? La bella addormentata nel bosco. Ecco la bella storia romantica che mostra nel film un principe venire a capo di un drago, baciare la bella principessa che dorme profondamente e ballare con essa mentre il suo abito si colora. Questa è la fine della bella addormentata nel bosco, che venne prodotto nel 1959. Però, nella storia vera, scritta dallo scrittore Giovan Battista Basile, l'eroe è un re e non un principe, il quale non ha soltanto baciato, ma anche stuprato la principessa durante il suo sonno. Si svegliò solo dopo qualche mese, quando mise al mondo dei gemelli, Sole e Luna. Quando avevano fame, uno di loro leccò il suo dito cercando il suo seno, cosa che ebbe come effetto di annullare il sortilegio che aveva fatto sprofondare la principessa nel sonno. Poi incontrò il re che era sposato, tuttavia quando la moglie di esso provò a spingerlo ad uccidere i suoi due figli, egli la buttò nel fuoco e si sposò con Aurora, la quale visse felice con lui per tutta la vita. Cappuccetto Rosso. Secondo la famosa storia, Cappuccetto Rosso e sua nonna vennero salvate dal boscaiolo. Tuttavia, nella storia originale, la bambina chiede al lupo di indicarle la strada. Esso allora la inganna e la bambina finisce per perdersi. Essa muore nella foresta, facendo una triste fine che non è per niente adatta per i bambini. Riccioli d'oro e i tre orsi. Nella favola famosa, la bambina si reca nella casetta carina dei tre orsi, mangia il loro pasto e usa le loro sedie e i loro letti. Quando gli orsi arrivano, la trovano, ma essa spaventata riesce a fuggire. In origine la storia ha due fini. Nella prima, gli orsi divorano Riccioli d'oro dopo averla trovata nella casa. Inoltre, nella seconda fine, Riccioli d'oro è a dire il vero una strega cattiva, mentre gli orsi sono i buoni, quindi essa fugge saltando dalla finestra di casa, ma si spezza la nuca e muore. Peter Pan. Peter Pan, l'eroe buono della favola di Barry, non è il bambino simpatico e giocherellone descritto nel film della Disney. Capo di una banda di bambini orfani, è l'unico a non poter crescere. Risultato, impone anche ai membri della sua comunità di non crescere mai. In caso di disobbedienza, la sentenza è severa. Peter Pan giustizia i suoi amici. Anche Wendy finirà per crescere dopo essere tornata a casa. Deluso e ferito, Peter Pan rapirà Jane, la figlia di Wendy. Poi rinnoverà l'operazione anche dopo che Jane sarà cresciuta. Peter Pan ricomincerà numerose volte, formando in questo modo un ciclo infernale di rapimenti di bambini. Mowgli. Nella storia vera di Mowgli, quando esso torna al paese degli uomini, è mal visto dal capo dei cacciatori, il quale lo accusa di stregoneria a causa della sua amicizia con i lupi della giungla. Quindi il bambino viene bandito e i membri della sua famiglia di adozione messi in prigione e minacciati di morte. Mowgli va a cercare aiuto presso l'elefante Ati, il quale lo aiuta semplicemente a radere al suolo il paese degli uomini. Le avventure di Pinocchio. Per finire, usciamo un po' dalle storie di principesse per focalizzarci sul caso del piccolo burattino che voleva diventare un bambino vero. Inizialmente non si tratta proprio di una storia per bambini. La vita di Pinocchio era 100 volte meno divertente rispetto ai nostri ricordi fabbricati dalla Disney. Geppetto ha la fama di odiare i bambini, quindi viene mandato in prigione dato che tutti sono convinti che maltratti Pinocchio. Quest'ultimo è ben felice perché ci vede lì la possibilità di vivere la propria vita come gli pare, senza dover obbedire a un padre che non può nemmeno provvedere ai suoi bisogni. Niente grillo parlante qui. Si tratta di un grillo vero senza nome, il quale prova a far ragionare Pinocchio, ricordandogli che farebbe meglio ad obbedire Geppetto e che in fin dei conti è fatto di legno e francamente meriterebbe una bella lezione. Dopo ciò, Pinocchio lo uccide accidentalmente con un martello. Dato che suo padre è in prigione, Pinocchio è costretto a fare l'elemosina nelle strade per avere un po' di cibo, senza successo. A dire il vero, gli buttano dell'acqua ghiacciata su di sé e torna a casa tutto infreddolito. Provando a riscaldarsi vicino al camino si addormenta e i suoi piedi presero fuoco.
Geppetto finisce per essere liberato e ritrova suo figlio per finalmente continuare a vivere in un'estrema povertà. Geppetto è anche costretto a vendere la sua casacca per comprare dei libri di scuola a Pinocchio, che non è proprio un alunno assiduo. Ma ci deve pure essere un lieto fine per una storia come questa, no? Falso. Dopo aver vissuto tutte le avventure che conosciamo, Pinocchio finirà impiccato per tutti i suoi sbagli. Fine. Allora, quale di questi veri finali dei film Disney ti ha stupito di più? Diccelo nei commenti e a domani per un nuovo video!